Ciao e benvenuti su MTB Test Central. Oggi vi parliamo della Canyon Spectral 29 CF9, una MTB full suspended in carbonio con ruote 29 pollici e 150 mm di escursione su entrambe le ruote. La Spectral è una bicicletta che la stessa Canyon, nella classificazione che fa sul suo sito, è posta sia nella categoria trail che in quella enduro. Canyon fa questo chiaramente per sottolineare la grande versatilità di questa Spectral 29 CF. E del resto è sempre più difficile classificare certe biciclette in base semplicemente alla quantità di escursione. Ora, parlare di una bicicletta da enduro nel caso della Spectral CF forse è un po' eccessivo, ma è sicuramente una bicicletta con una possibilità di utilizzo veramente ampia. Per l'enduro vero e proprio, la stessa Canyon consiglia la Strive o la Torque. Questa Spectral riesce sicuramente a offrire delle prestazioni molto molto buone in salita, altrettanto valide in discesa, ed è quindi una bicicletta che rientra perfettamente in quello slogan che Canyon ha utilizzato quando l'ha presentata, cioè l'unica bici che vorrai nel tuo garage. Il telaio della Spectral 29CF è quindi in carbonio, pesa 2,6 kg in taglia M. Il suo design segue tutte le più recenti evoluzioni geometriche, è quindi una bicicletta bassa, lunga, con angolo sella verticale e angolo sterzo rilassato. La sospensione posteriore ha uno schema a parallelogramma congiunto Horst. È una sospensione che, come per tutte le full Canyon attualmente, segue quello schema cosiddetto della triple phase suspension, quindi sospensione a tre fasi. Una sospensione che ha una parte iniziale dell'escursione in cui è particolarmente sensibile, una parte centrale dove offre un certo supporto e la parte finale dell'escursione che diventa sempre più progressiva. Pur essendo molto compatto il triangolo anteriore, c'è spazio per una borraccia da mezzo litro, anche nella taglia M del nostro test, e sotto al tubo orizzontale c'è un foro filettato per montare un accessorio che non avevamo. Si tratta del Canyon Load, è una borsetta con una cinghietta, si può utilizzare per trasportare piccoli oggetti, la cinghietta senza la borsetta eventualmente anche direttamente per una camera d'aria. Noi per qualcosa di simile abbiamo utilizzato una cinghia che era già in nostro possesso, non avendo questo accessorio specifico Canyon, per trasportare appunto una camera d'aria. I passaggi dei cavi sono interni al telaio, sono tutti guidati per facilitare interventi di manutenzione per mantenere la bici silenziosa. E sempre per mantenere la bici silenziosa e per proteggere i punti più delicati ed esposti del telaio sono presenti delle protezioni sul fodero orizzontale destro, l'autotrasmissione e sotto al tubo obliquo verso il movimento centrale. Il movimento centrale è filettato e il supporto posteriore del cambio è di tipo universale, così da facilitare la ricerca dei ricambi. Tutti i perni e gli snodi del telaio hanno le filettature realizzate in inserti in alluminio sostituibili, così se si dovesse rovinare qualcuna di queste filettature è sufficiente cambiare un piccolo elemento senza dover cambiare parti del telaio, addirittura il telaio intero. Fra i foderi verticali e l'ammortizzatore c'è un cosiddetto flip chip, cioè un piccolo elemento con un foro disassato che di serie viene montato in posizione low e che, se girato di 180 gradi in posizione high, permette di alzare il movimento centrale di 8 mm e rendere più verticale l'angolo di sterzo di mezzo grado. È presente un piccolo guidacatena superiore che viene montato anche se non sono presenti i supporti ISCG. E infine lo sgancio rapido posteriore è quello a scomparsa, già visto come soluzione su molti altri modelli Canyon, molto pratico, quindi si estrae la leva per azionarlo, per aprirlo o chiuderlo e poi si rimette all'interno dello sgancio rapido quando non serve utilizzarlo. La gamma delle Spectral è stata proprio recentemente aggiornata, adesso sono presenti modelli non solo in carbonio ma anche in alluminio con ruote 29 o 27,5 e c'è anche un modello per i più giovani. Nella gamma 2022 le Spectral 29CF sono presenti in quattro allestimenti con prezzi compresi fra 3.500 e 8.000 euro. La CF9 del nostro test è un modello 2021 e costa 5.200 euro, mentre la CF9 del 2022 costa 5.500 euro, quindi 300 euro in più, però a fronte di un aggiornamento dell'allestimento. Spiccano soprattutto il comando e il cambio SRAM GX Eagle Access invece dell'X01 meccanico,
i freni che diventano i COD RSC con i nuovi dischi HS2 invece dei G2 RSC con i dischi Centerline. L'ammortizzatore è il RockShox Super Deluxe Ultimate invece del Deluxe Ultimate, quindi un ammortizzatore che ha anche il serbatoio separato, il cosiddetto piggyback, quindi maggior volume d'olio, minor temperatura e maggiore sensibilità. E infine il modello 2022 monta il manubrio che si chiama sempre Canyon G5, ma la versione con attacco e curva integrate full carbon invece dell'attacco manubrio in alluminio e la curva in carbonio presenti sul modello 2021 del nostro test. Sono sempre presenti nel montaggio le ruote DT Swiss XMC 1501 con cerchio in carbonio hookless con canale da 30 mm. Già solo queste ruote aggiungono un incredibile valore a questi allestimenti che rispetto a modelli di marchi che vendono su canali tradizionali e non direttamente online come Canyon rendono veramente molto competitivi, molto vantaggiosi questi allestimenti, sia il modello 2021 da 5.200 euro ma anche il nuovo 2022 da 5.500 euro. La forcella e poi la RockShox Pike Ultimate RCT3. La trasmissione è la SRAM X01 Eagle con le pedivelle in carbonio e il carbonio la fa veramente da padrone su questa bicicletta, non solo il telaio ma molta della componentistica. I freni sono i G2 RSC con dischi da 200 e 180 mm e le gomme delle Maxxis, una DHF da 2,5 anteriore e una D-Sector da 2,4 posteriore. D-Sector che peraltro non conoscevamo, non abbiamo mai messo alla prova e che ci ha positivamente impressionato. Il terzetto di attacco, curva e manopole marchiato Canyon G5, il canotto reggisella telescopico e un OneUp Components V2 da ben 180 mm di escursione e la sella una Physique Terra Alpaca X5. Il peso complessivo della bici in questo allestimento CF9 del 2021 è di solo 12,7 kg, un peso veramente contenuto e le taglie disponibili sono 4 dalla S alla XL. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividetelo sui social con i vostri amici e non scordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanellina per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Tra qualche giorno pubblicheremo il secondo video con le impressioni di guida della Canyon Spectral 29 CF9. A presto, sempre su MTB Test Centra. Ciao!